Ciao, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi del nuovo profumo La Vie Belle, del nuovo flanker, un'edizione speciale Oui, La Vie Belle. Questa formulazione è stata creata appositamente per il compleanno della Vie Belle, che è stata creata nel 2012 da Oliver Polge, Anne Flippo e Dominique Ropion, e per il decimo compleanno di questo profumo iconico è stata creata questa versione che ha delle caratteristiche che ricordano assolutamente il DNA della versione originale, però con delle varianti che adesso vi spiego in questo video. Innanzitutto vi voglio far vedere il flacone, perché è davvero bellissimo. È decorato con un sole dorato, quasi sembra di vedere un fuoco d'artificio, e un sole che nel cielo risplende in tutta la sua bellezza, con questo fiocchetto che l'adorna nei toni di un rosa e cipria. Questa che io ho è una versione da 50 ml e per l'ennesima volta I'm falling in love with La Vie Belle, profumo nell'ambito italiano un po' snobbato forse, perché è molto famoso, si sente parecchio addosso a tante persone, però secondo me qui stiamo parlando di un grande classico creato da dei profumieri che sono veramente dei grandi maestri della profumeria. In questa versione 2022 Oliver Polge non c'è più, abbiamo Dominique Ropion con Anne Flippo. Non vengono dati i nomi dei profumieri su Fragrantica, ma sono riuscita a reperirli grazie a delle ricerche che ho fatto, e sono andata un po' più a fondo anche con alcuni aspetti della piramide olfattiva di questo profumo. È sempre uno de parfum, come il primo La Vie Belle del 2012, ma i nostri profumieri sono andati a regolare alcuni aspetti utilizzando anche materie prime nuove. L'apertura si fa più fresca, abbiamo rispetto all'originale che aveva questa esplosione di frutta rossi, un'apertura dominata dal bergamotto che rende fresca la fragranza assieme alla nota di lampone, direi che soprattutto è la nota agrumata, con questa nota fruttata che si sente, ma non è poi così esagerata. E poi c'è, a rendere sempre fresca la fragranza in apertura, anche la nota leggermente speziata del pepe rosa. E per quanto riguarda il cuore, è una meraviglia questo profumo, mi piace tantissimo. Il cuore della fragranza è floreale ma molto morbido, abbiamo la rosa con le note di Ylang Ylang. Fragrantica riporta solamente queste due note olfattive, ma i nasi profumieri hanno svelato qualcosa in più, perché hanno mantenuto ad esempio anche la nota del gelsomino unita alla nota dell'iris. Questa volta stiamo parlando di un tipo di iris che è l'iris pallida, e hanno modificato anche un po' le materie prime, pur utilizzando ad esempio sempre l'iris, ma hanno specificato che hanno utilizzato questa qualità di iris, e precisamente l'iris pallida, quindi cuore totalmente floreale. E per quanto riguarda le note di base, viene sempre mantenuto l'accordo gourmand assieme alla nota del patchouli, questa volta però un'essenza di patchouli diversa da quella utilizzata nella prima versione di La Vie Belle, perché è un patchouli che proviene dal Bali. E nella parte sempre delle note di base viene dato semplicemente la nota olfattiva di dolciumi, questo dolciumi rappresenta un po' quello che è il classico accordo gourmand di La Vie Belle. Adesso me ne spruzzo anche sul collo. Io amo moltissimo questo profumo, che rispetto al classico è meno pesante, è più cipriato, si fa più talcato, e qui l'iris
è una delle componenti che vengono esaltate in questa fragranza. Ci sono sì questi accordi fruttati, è vero che c'è la componente fruttata fragrantica, ad esempio lo definisce un profumo floreale fruttato. Io lo definirei più floreale talcato cipriato, non cipr, mi raccomando, perché il cipr è un altro, riguarda la famiglia olfattiva, è tutt'altra cosa, ma cipriato nel senso di talcato. C'è questo lato cipriato talcato che sulla mia pelle esce moltissimo ed è stato ridotto, è stata ridotta la parte delle note di base, a mio avviso, così forte come era nell'originale, grazie a queste note di pralina. Il patchouli c'è sempre, si sente sempre tantissimo, ma è stato proprio regolato, ecco, regolato insieme a queste note talcate che ne fanno un profumo davvero piacevole. E per quanto riguarda la durata sulla pelle, parliamo di una durata moderata. Su di me siamo sulle 5-6 ore, quindi non siamo sui livelli di durata, veramente bestiale che avevano le prime versioni della Via Bella del 2012, perché anche la versione classica, secondo me, è stata ridotta un po' per quanto riguarda la durata, è meno persistente, però ha una buona durata questo Eau de Parfum, perché già le 5 ore su di me se le fa, rimane un po' di più sui vestiti e proietta davvero molto bene. È un profumo che comunque si fa sentire addosso, che le persone che si avvicinano a voi lo sentono e proietta anche tranquillamente a 1,5 m, 2 m di distanza, quindi non passate inosservati indossando questa versione di La Vie est Belle. E, a me piace davvero molto, sono felice di averlo acquistato. Ormai ho parecchi flanker di La Vie est Belle, ma di questo sono proprio contenta, anche solo per il flacone, perché è stupendo con questo disegno così dorato. E per quanto riguarda la stagione, secondo me questo è un profumo che può essere indossato un po' in tutti i momenti dell'anno. Adesso che stiamo andando verso l'autunno è il periodo ideale, magari quando faceva tanto tanto caldo a Ferragosto, quando avevamo 35-40 gradi. Adesso qui da me le temperature sono parecchio calate con le piogge che sono arrivate dopo Ferragosto, ecco, magari nel periodo della canicola direi che forse poteva essere un pochino esagerato, ma già portato la sera si poteva utilizzare. In autunno secondo me è perfetto, ma perché no anche in inverno? Ecco, sappiate che se in inverno volete le fragranze più strong, quelle che durano veramente 8-10 ore, è meglio orientarsi forse di più sul classico, però si può indossare tranquillamente anche durante la stagione invernale e secondo me potrebbe essere, visto anche i decori in oro, una bella idea come regalo per Natale. E questo è tutto per questa mia entusiastica recensione di questo flanker di La Vie est Belle. E magari nei prossimi video che pubblicherò qui nel canale, se vi fa piacere, fatemelo sapere, vi farò anche un video dove lo vado a paragonare ad altri flanker, proprio per magari darvi alcune dritte per chi si voglia orientare nell'acquisto di un flanker piuttosto che di un altro di La Vie est Belle, perché le note olfattive che vengono date potrebbero magari confondere, e chi magari non ha la possibilità di sentirlo nelle profumerie vicino a casa potrebbe farsi un'idea errata basandosi solamente sulla piramide olfattiva. Io avendone
qui parecchie edizioni, secondo me può essere magari confuso con due in particolare, vi posso fare un video dove li vado a paragonare. Fatemi sapere se vi piace l'idea di questo video e vi saluto, vi auguro una bellissima giornata profumosa, vi mando un grosso bacio e ci vediamo a presto, ciao!